La radio è uno strumento che da sempre affascina, basato sull'immaginazione, sulla potenza del timbro vocale di uno speaker che tramite un microfono racconta il mondo e lo allieta attraverso la musica. Segreti che si nascondono dietro le voci che viaggiano in FM e che hanno portato gli studenti del circolo didattico Missera Editore Santa Susanna a visitare gli studi di una radio, Idea Radio, per conoscere più da vicino il mondo dell'informazione e della comunicazione, scegliendo una realtà che il territorio lo manda in diretta. A dare loro il benvenuto l'assessore provinciale Gioiello, il sindaco di Latiano Antonio De Giorgi, la vice sindaco di Torre Santa Susanna Serena Missere e diversi assessori. Da questa radio partono tutte le informazioni e girano il mondo perché è anche sul web. Quindi che dirvi, per voi un'esperienza oggi è la scoperta di una nuova cosa. Io vi do il benvenuto a tutti voi e vi auguro a tutti una buona giornata. Poi ci sarà l'assessore provinciale Gioiello che offrirà a tutti voi un bel gelato. Va bene? A voi solo questo interesserà oggi, della radio poi interesserà poco. Buona giornata a tutti. Io mi presento, sono Antonio Gioiello, sono uno un po' più cresciuto di voi perché pure io sono stato piccolo come voi e avevo tanti sogni nel cassetto. Uno di quelli si è realizzato, anch'io quando ero piccolo, stare a fianco a una persona che come il sindaco, perché è una persona per bene. E quello che noi vogliamo per i nostri figli e per voi è quello, tutto il bene di questo mondo. Però ve lo dovete conquistare con i sacrifici, con adesso siete troppo piccoli, però dovete cominciare a capire che la vita non è soltanto fiori e rose, e ci sono tante altre cose, ci sono tanti percorsi che magari sono irti di problemi durante il voto, ci sono i partiti, ci sono persone che comunque non sono proprio quelle che magari voi pensate, però dobbiamo pensare sempre in positivo. Voi siete giovani, siete il nostro futuro e credo che noi dobbiamo fare affidamento sulle vostre forze, perché domani voi ci dovrete rappresentare. Noi possiamo darvi soltanto insegnamento. E l'insegnamento che vi possiamo dare è quello di sognare, di arrivare a ogni vostro obiettivo con tutto il cuore e di dare sempre, 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 sempre tutto il bene, non soltanto a quelli come voi, ma ai vostri genitori, ai vostri insegnanti, perché sono quelli che vi stanno più vicini e sicuramente vi vorranno più bene di altre persone. Quindi il nostro insegnamento, per quello che noi abbiamo conseguito nella vita, è stato quello sempre di ascoltare sempre i consigli dei nostri genitori e delle nostre insegnanti, che poi sono stati quelli che sono stati i maestri della nostra vita. Io vi auguro ogni bene e tanta felicità. Come ha detto il sindaco, subito dopo ci andiamo a prendere un bel gelato che ve lo offro io, a detta del sindaco. Ciao, buona giornata a tutti. Emma Marrone, altra richiesta, direi richiestissima, soprattutto dalle fanciulle che sono qui in studio con me questa mattina dell'Istituto Missere di Torre Santa Susanna, e allora facciamo sentire anche le loro voci. Questo è l'ultimo gruppo, credo, dopodiché passeremo anche alle bambine più adulte, cioè abbiamo praticamente anche i rappresentanti istituzionali di Torre. Quindi buongiorno ragazzi. Buongiorno. Allora, vi è piaciuta Emma? Sì. Beh, anche perché l'avete scelta voi, quindi non potevate dire certo di no. Allora, vi piace Idea Radio, sì? Sì! Ah, e questa è un'altra risposta che avevamo preparato. Adesso invece, 10:47, i tempi stringono, dobbiamo, allora, abbiamo disannunciato Emma, dobbiamo annunciare la prossima canzone. Allora, chi è che mi aveva chiesto Pier Davide Carone immediata subito? Io! Tutti! Ok, allora, facciamo una cosa, dai, visto che sei... Proprio perché stai qua vicino, dai, vieni. Allora, dobbiamo annunciare adesso questa canzone. Allora, che diciamo? Su gentile richiesta di tutti i presenti. No, così sembra poi il vice sindaco che sta parlando. No, aspetta. Facciamo a grande richiesta. Ripeti. A grande richiesta. Signore e signori. Signore e signori. Vicini e lontani. Vicini e lontani. Soprattutto quelli di Torre. Soprattutto quelli di Torre. Che salutiamo. Che salutiamo. Perché anche noi siamo di Torre. Perché anche noi siamo di Torre. Ascoltiamo. Ascoltiamo. Insieme a voi. Insieme a voi. Che siete di Torre. Che siete di Torre. Pier Davide Carone. E la canzone, il titolo? Mi piace, ma non troppo.
Brava! Ho finito, a dire il vero, i gruppi che sono comunque ancora al di là del vetro e in questo momento sono nella zona web TV di Idea Radio per continuare la visita. Noi invece qui in studio abbiamo altre due bambine, forse le avevamo dimenticate, quindi... Allora però mi dovete aiutare perché siamo stati veramente celerissimi ad intervenire. Intanto abbiamo il vice sindaco che è la Misseri, no? No, sempre Missere, sempre Missere, quindi il nome non ricordo. Serena Missere, che chiaramente salutiamo e ringraziamo per essere venuta questa mattina. Un ringraziamento a voi e a tutto lo staff di Idea Radio, è stata una mattinata veramente particolare. Tra l'altro io non ero mai stata all'interno di uno studio radio ed è stata un'occasione anche per me per imparare alcuni piccoli trucchetti che ascoltando la radio ogni tanto uno si domanda anche per quale motivo partono le canzoni in un determinato momento oppure no. Un ringraziamento ancora agli amici di Idea Radio, ritorno a dire, è stata un'esperienza in prima persona per me bellissima e anche per i bambini perché sono rimasti stupefatti. Sì, infatti. Si poteva praticamente tagliare. Sì, è vero. All'inizio sono entrati un po' con un occhio un po' titubante. Dopo, appena hanno capito che cosa era la radio effettivamente e l'hanno sicuramente associata a quello che era lo strumento che ascoltano loro a casa, si sono immersi proprio in questo mondo e sono entusiasti. È stata una visita guidata un po' particolare. Mm-hmm. E non ci aspettavamo realmente tutto questo entusiasmo da parte dei nostri bambini, dei nostri alunni. E naturalmente vi ringraziamo perché siete stati proprio voi ad organizzare il tutto con molta tranquillità, con molta professionalità. E è stata veramente, avete entusiasmato i bambini, li avete entusiasmati, li avete coinvolti, per cui siamo contentissime. Billie Jean Michael Jackson con Billie Jean direttamente per la richiesta di Donato da Torre Santa Susanna, che ha risparmiato anche il gettone di telefonata, è venuto direttamente a Latiano con la sua classe. E allora ascoltiamo pure Billie Jean qui su Idea Radio, il territorio in diretta. Buongiorno a tutti, io sono Maria Concetta e sono il vice sindaco di Latiano. Io vi voglio dare davvero il benvenuto qui questa mattina. Noi siamo molto numerosi come amministrazione qui ad accogliervi perché per noi è un onore poter ospitare dei bambini che vengono da un altro paese per far vedere quello che qui a Latiano c'è. Idea Radio è davvero una cosa importante, una realtà molto importante presente qui sul territorio che offre un servizio importante per tutti noi, non solo per noi cittadini di Latiano, ma anche per voi a Torre, per tutti i paesi della provincia che possono ascoltare non solo le notizie che Idea Radio trasmette, ma anche i molti programmi dedicati alla musica, dedicati al giornalismo, dedicati all'attualità. Quindi noi oggi stamattina siamo qui per essere a fianco ai nostri amici di Idea Radio che hanno investito tanto e che tutti i giorni investono tanto per il bene comune. Io spero che questa visita potrà farvi appassionare oltre che alla professione, fra virgolette, l'incarico di sindaco, anche a quello di giornalista, perché davvero questa realtà è molto bella, questo studio è molto bello, colorato, è molto accogliente e soprattutto poi la cosa più affascinante dello studio è la diretta, perché lì si assiste davvero alla presenza del giornalista che parla ai cittadini, parla ai radioascoltatori che non sono fisicamente presenti ma che sono a casa, che sono in macchina, ed è davvero una cosa bellissima, estremamente affascinante. Allora io ringrazio ancora tutti voi e vi auguro buona giornata. Grazie.